Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Altro weekend, altra gara. Siamo a Sestola per la prima tappa di Coppa Italia. Siamo in seggiovia per la prima run di prova, è venerdì. Bici è tutta settata, ho qualche chicca nuova appena montata, poi vi faccio vedere tutto. E niente, andiamo a fare il primo giro, vediamo un po' com'è la pista, dovrebbe essere molto simile all'anno scorso e poi iniziamo a girare seriamente. Ma prima, sigla. Thank you.
Hello. Ciao mio amico. Ok ragazzi, weekend concluso. Innanzitutto vorrei ringraziare l'Hotel Tirolo perché ci ha fatto stare nei suoi appartamenti, che sono comodissimi, bellissimi, a due passi dal paddock di gara. Un posto davvero comodissimo, si sta benissimo immersi nella natura come vedete. Quindi prendetelo in considerazione se volete venire a girare a Sestola, perché oltre l'hotel ha anche degli appartamenti, come ho detto, bellissimi. Ma tornando al weekend, allora, venerdì è stata una giornata molto produttiva perché, come avete visto, come vi ho detto, ho un link nuovo per la bici, me l'hanno mandato direttamente dalla California, Intense, e la bici si comporta in maniera molto diversa e mi è piaciuta subito, però abbiamo dovuto settare due o tre cosette grazie ai ragazzi di Andreani e grazie al mio meccanico Luca Giannoglio. E quindi è stata una giornata molto molto produttiva, mi sono sentito già molto bene sulla bici e quindi il tutto faceva ben sperare per la qualifica del giorno dopo, del sabato. Se non che mi hanno dato un numero molto alto, numero 74. Allora vi spiego innanzitutto il perché. 74 perché l'anno scorso non ho fatto di gare. Infatti, se non ve lo ricordate, mi sono fatto male al ginocchio, al legamento crociato, alla prima gara di Coppa del Mondo a Leogang. Quindi ho saltato tutta la stagione, non ho fatto di gare e quindi non ho né punti UCI e neanche punti top class. Quindi con 0 punti ho un numero altissimo. Purtroppo l'ansia era di partire vicino a persone che vanno un po' più piano di me e partendo soltanto a 30 secondi in una pista così veloce c'era il rischio di prenderle. Però ho pensato, è soltanto la qualifica, nessun problema. Se non che è successo questo. Allora, testimoni, io, Francesco ha impennato e poi improvvisamente ha fatto boom. È esplosa la ruota prima della qualifica, ottimo. Io non ho mai visto una cosa del genere. Ma è comunque colpa tua. Dio santo, guarda! Grazie al lavoro di Luca e Francesca abbiamo rimesso insieme la bici, siamo andati su per la partenza della qualifica. Bandiera rossa, 30 minuti di ritardo. Mi scaldo, altra bandiera rossa, altro un quarto d'ora di ritardo. Alla fine i giudici hanno deciso di stoppare la manche di qualifica e fare soltanto la gara il giorno dopo, la domenica. Tutti contenti, io un filino meno, perché appunto con il 74 avrei di nuovo avuto il problema anche il giorno dopo. Per fortuna, grazie ai cronometristi, grazie ai giudici, hanno preso in mano un attimo la situazione e mi hanno fatto partire poi la domenica un po' prima e quindi avevo pista libera, quindi un problema in meno. L'altro problema della domenica è stato il tempo. Il tempo è stato davvero difficile da capire perché al mattino ci siamo svegliati che era tutto bagnato. Ho provato molto presto perché non ero nei top rider e la pista era bagnata, molto scivolosa e si facevano anche un paio di linee diverse. Poi verso la fine delle mie prove si è asciugata, si andava veramente forte, quindi ero molto motivato, ma poi quando io ho pranzato e gli altri erano a girare nei top rider ha di nuovo piovuto, quindi ha rimescolato di nuovo tutte le carte. Però ho tenuto le gomme da asciutto perché sicuramente erano le migliori, quindi scelta azzeccata. E niente, eccoci qua alla manche di gara. Per ora è il miglior tempo della giornata e equivale al miglior tempo di ieri, tra l'altro. E guardate, attenzione, Francesco Colombo! 2:33:104, Franci, il tuo tempo funambolico. Lao Tzu ti chiama come una calamita, chiama il ferro. Allora, è stata una buona run, sono molto contento di come mi sono sentito perché era da tempo che non facevo una run come si deve, sia per via delle gare un po' strane che sono state ultimamente, sia dei miei acciacchi che ho avuto in Croazia, come avete visto.
Però sono appunto contento della mia run, qualche piccolo errorino, qualche pezzo che purtroppo ho fatto piano perché mi hanno detto che la pista era molto bagnata, quando invece era un po' più asciutta. E sono stato in hot seat per un bel po', circa 2 ore più o meno. Poi piano piano la pista si è asciugata, c'era il sole, un po' di venticello, le condizioni perfette per farla asciugare, e infatti i tempi si sono abbassati piano piano e mi hanno scalzato dalla hot seat e sono finito 11esimo. Quindi oggi 11esimo, però tanto ancora nelle tasche da tirar fuori e sono molto motivato per le prossime gare. Infatti non vedo l'ora di usare ancora la bici settata come adesso perché mi sono trovato davvero bene. Grazie a tutti, grazie al team, grazie agli sponsor, a tutti quelli che mi danno una mano per gareggiare al massimo. E niente, noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao! Ciao, come è andato il weekend? Bene, mi sono stanchissima. Sì? Run? 2. A fuoco? Ciao! Ciao! Mi chiamo Francesco. Io Giulia. Piacere. Ciao ragazzi. Allora, siamo in Seggiovia con la campionessa del Triveneto e il WS Qualifier della settimana scorsa. E come sono le sensazioni in questa settimana da vincitrice? Non ho fatto niente, quindi... Beh, giusto, una che ha vinto poi deve riposarsi. Maglia nuova, raga. Maglia nuova, non so se si è vista. L'importante è quello che c'è sotto. Importante dare gas, come dice Guadagnini. Ciao Guada! Come va? La merda! Ti piacciono le mutandine con paperino? Sì, sì. Bellissime! Carino, eh? Allora,